Io mi trovo proprio qui davanti il Cinema Vittoria di Locri, dove ieri sera un uomo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in transito lungo la statale 106, mentre la compagna, una donna, è rimasta gravemente ferita e tuttora risulta ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Cosenza. Subito con la cronaca, la coppia era venuta proprio ieri sera in compagnia di alcuni amici qui nella Sala Rossa alle mie spalle per vedere l'ultimo film di Carlo Verdone all'uscita. Dal cinema sono stati travolti da una Mercedes classe B condotta da una persona che risulta residente nella Locride e che tuttora risulta indagato per omicidio stradale. C'è da dire che sia il titolare del cinema sia molti residenti qui in via Cristoforo Colombo hanno più volte segnalato alle autorità competenti la pericolosità di questo tratto di strada. Stiamo parlando di un tratto di strada rettilineo, stretto e scarsamente illuminato in notturna, ma soprattutto in pieno centro abitato. C'è tanto sgomento, c'è tanta tristezza, non solo qui a Locri, ma anche a Siderno, la città dove l'imprenditore Pasquale Sgotto, la vittima di questo incidente stradale, titolare di un'agenzia di pompe funebri, è rimasto ucciso.